aiutateci! Dove sei? È terremoto! Sì! C'è tutta la famiglia sotto, nessuno viene, faccio una mano, la prego! Dove siete? A Illica, Illica, frazioni e cupoli! Una ragazza di 13 anni viva che è rimasta sotto le macerie è una signora di 40 anni, siamo quasi riusciti a tirarlo fuori. Una signora che è rimasta dentro una casa, non so che... Sì, un attimo, che è il tempo di arrivare. Guardate queste immagini che raccontano di una nuova scossa. Roberto! È giusto che voi lo diciate, anzi, è giusto che voi lo gridiate, anzi, diciamolo insieme, Signore, tu parli, ci dici sempre le stesse cose, ma qui abbiamo perso tutto, capisci? Ma tu dove stai? Apparentemente però non ho ricevuto nessuna risposta, eppure se appena, amici miei, mi rivolgo soprattutto a voi, se appena voi guardate oltre le lacrime, voi scorgerete qualcosa di più profondo. Salva signora, è salva.
grande. La scuola elementare di Amatrice, scuola Romolo Capranica, la mia scuola tra le altre cose, e recentemente la scuola era stata anche ristrutturata, ma soprattutto all'interno di un piano antisismico era stata creata una struttura apposita al lato della scuola, che è la struttura che adesso ospita la protezione civile, e come vedete la struttura è rimasta. Zitti! Ivan, chiama Pietro! Pietro! Zitti! Pietro! Pietro! Ma pensavo che ci vogliamo, dai, tu, Giulia! Dove tu dovevi morire? Fammi uscire prima lei! Questa stanza è già con te? Dai Giulia, dai Giulia! Dai Giulia! Piano, piano! Attenta la testa! Passa acqua, sta qua! Vai! Abbassa giù! Aspetta, la mettiamo sopra! Dai! Dai, raga, dai. Ecco, no, dai. Lasciala così, dai. Bravo, bella ragazza! Metti la copertina! Falla andare! Dai! Lo tocca trovare quell'altro! Piccone! Piccone! Levate! Vai! Il fuoco? Buongiorno, ascolti, io ho 70 anni, non è che posso fare molto, ma io vi sono talmente vicini per quello che state facendo laggiù. Guardi, ho messo su il brodo, avevo anche dei tortellini, ho detto con mio marito, ma se potessi fare avere questa pentola ai vigili del fuoco lo farei così volentieri. Purtroppo sono qui a Gaggio Montano e non posso venire. Signora, però guardate, state facendo una roba, vedervi anche piangere quando riuscite a prendere anche una persona che non è più in vita. Mi fate piangere. Noi, questa è una tra le più belle telefonate che abbiamo ricevuto